Ho pensato di cimentarmi con la scrittura di un libro di cosmologia che ci racconta quello che sappiamo, o per meglio dire quello che crediamo di sapere, dell'inizio dell'universo, della sua evoluzione e anche del suo futuro. L'ho chiamato Storia di un raggio di luce perché idealmente saliamo a cavallo di un raggio di luce che ci porta in giro per il cosmo, fra le stelle, le galassie, i pianeti, ed è un tour nella storia dell'universo perché partiamo proprio dall'inizio, dal Big Bang, e arriviamo ai giorni nostri. Il libro è pensato anche per poter piacere a un pubblico giovane, a dei ragazzi, e quindi inizia un po' con una metafora, la metafora come di una partita di calcio in cui appunto i giocatori, i vari attori sono schierati in campo e quindi in questa partita, una partita però molto molto particolare in cui le azioni si succedono a un ritmo incredibile, e direi che tutto quello che c'è da vedere, gli highlights, sono all'inizio, proprio subito dopo il fischio d'inizio, perché è lì che succede la separazione delle forze, è lì che succede la nascita dei primi elementi, delle prime particelle, poi che vanno a costituire i protoni e poi i primi atomi. Tutto questo avviene nei primissimi minuti. Il libro poi è anche un po' infarcito di qualche curiosità, di qualche aneddoto anche personale degli scienziati che ci hanno aiutato a capire l'universo. Ad esempio, capiamo che Hubble, il grande astronomo a cui oggi è dedicato il telescopio spaziale, in realtà era un avvocato con la passione del pugilato che solo dopo si è dedicato all'astronomia. L'osservatorio astronomico del Righi è aperto al pubblico con un calendario mensile di aperture, diverso ogni mese perché noi seguiamo un po' i fenomeni astronomici, fra cui le fasi lunari, e in particolare nel mese di marzo una delle aperture più particolari è quella dell'ultimo giorno di marzo, sabato 31 marzo, perché sarà il giorno della luna blu. Cosa vuol dire? La luna non diventerà assolutamente blu, rimarrà sempre del suo colore grigio scuro, perché la luna è molto scura in realtà, non è così bianca come ci appare in cielo. Ebbene, dicevo luna blu perché è semplicemente la seconda luna piena del mese di marzo. Dal detto anglosassone once in a blue moon, come a indicare un evento raro o comunque non usuale. E quindi, ecco, 31 marzo sarà proprio una serata dedicata interamente alla luna. Trovate tutte le informazioni sul sito www.osservatoriorighi.it o sulla nostra pagina Facebook.